voglio fare la youtuber, mamma. Dai. Allora. Ciao a tutti, io sono Lince. Mi sono incartata. Ciao a tutti, io sono Lince, benvenuti in questo tutorial. Il tutorial che vi presentiamo oggi è quello per il fiore del compleanno di Namjoon. Il colore che abbiamo scelto per lui è il giallo. E il fiore rimane comunque un giglio, ma abbiamo deciso di proporvelo in modo diverso, quindi il tutorial sarà leggermente diverso. Questo sarà un pochino più facile rispetto a quello della volta scorsa, quindi tutti coloro che non sono riusciti a partecipare per questa volta non hanno scuse. Ciò che, di cui avete bisogno per questo tutorial è un foglio sempre quadrato di colore giallo, delle forbici e della colla o dello scotch, vedete voi cosa avete in casa e cosa preferite. Il risultato finale sarà una cosa così. E niente, fate attenzione alla carta, so che alcuni di voi si sono tagliati facendo i fiori per il compleanno di Cookie, per favore non rivatelo e fate attenzione. E niente, non vi annoio ulteriormente e comincio con il tutorial. Ok, quindi cominciamo, prendete il vostro foglio e prendete le forbici e tagliate il foglio in 4 quadrati uguali. Quindi piegate a metà il foglio, piegatelo così, come vi ho fatto vedere l'altra volta, e poi tagliate in 4 quadrati. Alla fine vi verranno 4 quadrati così, piccolini. Ah, come l'altra volta, se volete esercitarvi o provare prima di fare il tutorial, utilizzate un foglio più grande, io ho usato uno piccolino, sempre per gli origami. Ovviamente più il foglio è grande, più facile è fare il fiore. Una volta preso uno dei quadretti ottenuti, tagliatelo così, in modo da ottenere due triangoli uguali. Prendete il triangolo, rivolgete la punta verso l'alto. Prendete un lato e fate combaciare l'angolo con la punta. Fate lo stesso da quest'altra parte. Così, li aprite. Tirate su questo lato e piegatelo in questo modo, seguendo la pieghetta che avete fatto prima. Fate la stessa cosa anche da quest'altra parte. In questo modo. Girate il foglio. Piegate l'eccesso del foglio all'interno. Fate la stessa cosa anche di qua. Rigirate il foglio. Questo è quello che dovete avere. Abbiamo praticamente quasi finito. Prendete la colla. Incollate i triangolini. In questo modo. Fate la stessa cosa anche di qua. Una volta incollati i nostri triangolini, girate il foglio e piegate verso l'interno, in questo modo, e applicate la colla sulle alette. Fate la stessa cosa anche di qua.
Mettete un bel po' di colla perché è facile che si stacchi. Dipende ovviamente anche da che tipo di carta scegliete di utilizzare. Unite le due parti e incollate insieme. Il risultato deve essere una cosa così, più o meno. Ora fatene 5 di questi e saranno la base del vostro fiore, saranno i vostri 5 petali. Una volta che li avrete tutti, applicate la colla su questo lato e applicate la colla su questo lato. Io vi consiglio di incollarne prima 3 insieme e poi incollare 2 insieme e poi incollare i 3 fiori più gli altri 2 petali, non fiori, insieme. In questo modo riuscirete più o meno a fare una cosa del genere, a incollarla. Un petalo viene sempre un po' non in asse rispetto agli altri, però essendo 5 non si può fare altrimenti. E niente, è tutto. Ok, quindi siamo giunti alla fine del tutorial. Come avete visto è molto semplice e io, come l'altra volta, ho aggiunto un gambetto al fiore in modo da poterlo prendere in mano più facilmente, ma ho visto che molti di voi hanno trovato delle soluzioni molto originali e quindi sono sicura che non opterete per una cosa così normale, banale. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato la volta scorsa per il compleanno di Cookie e speriamo davvero tanto di vedervi numerosissimi come lo siete stati l'altra volta, anche per il compleanno di Namjoon. Abbiamo visto probabilmente tutte le foto sia su Instagram sia su Twitter, siete stati davvero carinissimi, quindi vi ringraziamo. E niente, non vediamo l'ora di vedere le vostre foto per il compleanno di Namjoon. Un bacio!